Eccoci e bentornati sul mio canale, di nuovo in compagnia di Modern Combat 5 Blackout. Dopo aver visto nello scorso video, che vi consiglio di andare a vedere, la modalità single player, quindi campagna e tutte le caratteristiche tecniche del gioco, oggi andiamo a vedere, come dicevo, il multigiocatore, il multiplayer. Un piccolo passaggio, come avevo fatto nel video precedente, per quanto riguarda le armi, perché abbiamo la possibilità di scegliere fra quattro classi: assalto, pesante, ricognitore e cecchino. Ovviamente ogni classe avrà delle proprie caratteristiche e peculiarità da sbloccare e potenziare, ma non soltanto, perché potremo ancora sbloccare soprattutto le armi e tutti i vari equipaggiamenti. Dopo aver fatto questo passaggio, vi volevo anche dire che c'è la chat globale con tutti i vari commenti dei giocatori e ovviamente la chat del gruppo, quindi tutti i vari elementi del gruppo che possiamo andare a creare nella parte in alto vicino al nostro account con il livello di esperienza. Il multigiocatore può essere utilizzato, oltre al discorso di crescere di livello e via dicendo, è molto importante per andare avanti nel proseguio delle missioni della campagna principale, perché come vedete ad esempio nel capitolo 3 ci dice o completa le missioni speciali o completa le missioni multigiocatori giocatore nel capitolo precedente, quindi anche è molto comodo per non soltanto per divertirsi con gli amici, ma anche per andare avanti nel proseguio della nostra avventura nel caso in cui non volessimo fare le missioni speciali. Andiamo subito a cercare ad esempio in questo caso una modalità a squadre, se no anzi vi volevo far vedere ancora più interessante direttamente nel secondo mondo. Andiamo a fare inizia una cattura alla bandiera, che è molto più interessante. Ci sono tantissime le modalità, veramente un divertimento a mio avviso molto elevato. La ricerca è rapidissima, avete visto quanto ci ha messo per cercare subito la partita e ovviamente per andare a giocare. Ho fatto un paio di partite, mamma mia, mi hanno disintegrato, perché ho incontrato giocatori con livelli veramente potentissimi e lag sinceramente non ho trovato. Come vedete si gioca veramente molto molto fluido, vedete, molto bene, sembra veramente di stare a giocare la modalità single player. A mio avviso le mappe sono ben curate, soprattutto per quanto riguarda gli esterni, gli interni non tantissimo a mio avviso, però qua sopra chi c'è, sta qualcuno? Ah no, vedevo tipo una lucetta. Andiamo, volevo andare, la nostra bandiera è stata catturata, a cercare di riuscire a recuperare questa bandiera qui, che è quella dei nemici, da capire se c'è qualcuno che la sta proteggendo. Ecco un nostro amico che sta andando a prenderla. Ok, bandiera catturata, più 100 punti di esperienza. Adesso se riuscissi ad incontrare qualche nemico sulla mia traiettoria, come avevamo fatto ieri per FIFA, ovviamente sto cercando di giocare così, che è un po' scomoda a mio avviso, però è molto comodo per voi perché riuscite a giocare senza problemi. Mamma mia, per lanciargli la granata sono rimasto fregato e mi ha disintegrato. Adesso si gioca veramente molto molto velocemente. Questo era un livello 44, io se non sbaglio sono rinato morto. Porco cane, sono rinato davanti a questo qua che mi ha ammazzato in un attimo. Ma pensate, doppia uccisione, senza se e senza ma. Qui c'è sta qualcuno, eh? Granatina, l'ha ammazzato il nostro amico. Attenzione, andiamo quatti quatti. Questo va in giro con la... Oh, c'è sta uno là dietro alla fontana. Cavolo, un livello 62 che mi ha colpito e mi ha disintegrato. Mamma mia, che potenza! Come dicevo anche nei video precedenti, che stavo cercando di girare, ma non tanto per girare, ma più che altro per prendere un po' di dimestichezza con il multiplayer, che è un po' scomodo, come dicevo, giocare così, che non riesco bene a direzionare e via dicendo. Attenzione che lassù ho attivato già un'opzione. Oh, chi è? Un cecchino mi ha ammazzato, dov'era? Mamma mia, da che distanza! Stava fermo lì a camperare e adesso lo andiamo a cercare. Andiamo. Stiamo facendo un 0-4, ho un ratio che è qualcosa di vergognoso. Volevo almeno farvi vedere come si sparava, ma non tanto la partita in sé, perché
Per fare un video discreto bisogna a parte giocare. Oh, eccolo! Cacchio, non sono riuscito a sparare, vedete, perché non avendo la possibilità di sparare subito con i pollici è un po' difficile. Infatti, c'avevo come intenzione di fare, adesso devo pensare un attimo come fare, è vedere il discorso del cavetto, perché almeno uno lo attacca direttamente alla televisione, registro e quindi non vedete ovviamente le mie mani, però è molto comodo, cacchio, granata, è molto comodo per il discorso. Oh, questo vuole morire, dove cacchio sta? Ah, l'hanno ucciso. È molto comodo più che altro per il multiplayer, perché non tanto il single player, perché si gioca in maniera abbastanza tranquilla, perché i nemici ovviamente sono della CPU, ma per il discorso. Forza, porco cane, ha tirato una bomba. Per il discorso. Oh, cacchio. Per il discorso del giocare ovviamente online, per avere. Oh, questo con lanciarazzi! L'hanno ammazzato! Qualcosa di fantastico! Come l'hanno asfaltato! Siamo ancora sullo 0-0, ancora nessuno di noi riesce a fare il punto partita. Mancano 2 minuti e 10 in questo istante al termine della partita. Dobbiamo assolutamente andare a prendere quella. Oh! Questo comunque con sto cacchio di lancia razzi. Beccate questa. Vai. Oh, non è morto nonostante la doppia granatina. Stanno tutti fermi lì a proteggere la bandiera. Dobbiamo assolutamente andare in qualche modo a prenderla. Anche perché, come sapete, io ho sempre giocato senza l'obiettivo del radio. Io preferisco sempre vincere ed avere anche un radio, che ne so, ad esempio di 0, però preferisco sinceramente vincere la partita, perché posso averci pure un radio di 40, ma poi. Oh, attenzione al cecchino che sta qua dietro. Beccate questa, mamma mia, non è morto nessuno di quei due, con tutto che ho tirato 2 granate proprio dove stavano. Che sfiga assurda. Però per quanto riguarda il ritornando al gioco, a Modern Combat 5 Blackout, titolo della Gameloft, il multiplayer a mio avviso è veramente fatto benissimo, ma non tanto per il discorso dei server, che a mio avviso sono fatti veramente molto bene. Io non ho trovato nelle varie partite che ho fatto nessun lag. Molto interessante la modalità, o meglio, attenzione a questo. Mamma mia, livello 58, gli ho tolto solo il 17%, ma veramente trapanato. Molto comoda la possibilità di scegliere fra 4 classi, quindi ovviamente uno sceglie quella con cui si trova meglio. Che cacchio è successo? Non l'ho capito. Ah, il bombardiere, perché come sapete, poi non ve lo stavo per dire, ci sono, quando fate delle serie di uccisioni, anche che poi uno andrà a scegliere. Oh, attacco aereo! Quindi delle vere e proprie serie uccisioni, andando in continuo con le uccisioni, ovviamente. Oh, attenzione a questo, porco cane. Oh, mamma mia, nonostante non sono riuscito a ucciderlo e ad ammazzarlo, no, non. Oh, che cacchio, stanno tutti qua, stanno. Ci stanno tipo a rinchiudere, ragazzi, perché con quella cacchio de serie. Aspetta che. Torretta nemica attivata, come vedete. Anche in questo caso vedete un'altra serie di uccisioni. Sempre le uccisioni si vanno a configurare all'inizio, quando noi scegliamo ovviamente la classe e scegliamo che tipo di serie di uccisioni, di ricompense vogliamo nel caso in cui facciamo tot. Oh, attenzione alla torretta! La torretta mi sta per massacrare. Beccate la bomba. Vediamo un po' se riusciamo a romperla. Via. Aia, eccolo! Ah, modalità morte improvvisa attivata, non si può tornare in gioco. No, che è successo? Che cacchio, perché è terminato il tempo per fare la cosa. Vabbè, dai ragazzi, facciamo una cosa. Abbiamo visto ovviamente il multiplayer, peccato che non vi ho fatto vedere neanche. Oh, abbiamo anche vinto, completa la partita. Le uccisioni purtroppo non l'abbiamo fatto. Abbiamo perso 0-1, vabbè, non fa niente. Abbiamo, oltre a una brutta prestazione, ecco appunto i livelli di esperienza che ci serviranno per andare avanti nel proseguio del gioco. E come dicevo, anche se non vi ho fatto vedere nessuna uccisione, abbiamo visto principalmente
come si gioca nel multiplayer, come dicevo, tantissime le modalità, 4 le classiche, poi ovviamente si possono utilizzare anche nella modalità campagna, salto, pesante, ricognitore e ovviamente a chi piace fare il cecchino, ovviamente il cecchino, tutte le abilità specifiche di ogni classe che aumentano guadagnando e ovviamente utilizzando i punti abilità, un multiplayer a mio avviso veramente molto curato, sia sotto l'aspetto delle mappe, sia per quanto riguarda la giocabilità, non ho trovato nessunissimo lag e velocissima la ricerca delle partite. Ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.